high priest, a financial broker, an intelligence officer. Per portare soldi protetti si costituisce un altro sistema. And a case containing $26 million. È il sistema di utilizzare sacerdoti, suore, istituti religiosi come prestanome. For the first time, a priest ends up in jail for a financial crime. Nessuno poteva dire di no, Monsignor Scarano. He wasn't under any kind of control. A free zone for international finance is hidden behind the Vatican walls. Si è modificato, o lo hanno modificato, o lo hanno modificato. The Bank of God. Vatican City is a landlocked sovereign city-state whose territory consists of a walled enclave within the city of Rome. Encircled by a 2-mile border with Italy, the city covers just over 100 acres, making it 1/8 the size of New York's Central Park. Vatican City is governed as an absolute monarchy with the Pope as its head and is one of the most sacred places in Christendom. The Vatican mints its own euros, prints its own stamps, issues passports and license plates, operates media outlets, and has its own flag and anthem. The Vatican also has its own bank. I'm Sarah Harju, and you're watching Aperture. Bank serves thousands of Catholic charities, religious orders, and dioceses around the world, in addition to roughly 500 people living in the tiny city-state. It has some 33,400 accounts and about $8 billion in assets. Yet the Vatican Bank, with its murky finances, has been suspected for years of being a channel for the laundering of mob profits and might just have a skeleton in the closet. Stay with us to find out. This is Press TV's exclusive documentary, The Bank of God. Holy Pope Francis, I am writing this letter to tell you in all honesty about my checking account at the IOR. Holy Father, I never laundered money, nor did I ever steal. I always lived with dignity in my ministry and tried to help whoever needed to be helped, since Providence has been so generous towards me. Regarding my transactions at the IOR, they have always been carried out following the advice of the bank directors, and I never took advantage of special and personal favors. I always followed the canon law of the IOR. In July, during the Pope's visit to Brazil, a letter is delivered to his secretariat. However, this is not a standard letter. It has been sent a few hours before from the prison of Regina Celli in Rome and addressed to the Holy Father himself. Apparently, it is just an average letter, a white envelope, the sender of which, though, alarms the secretariat's officers, and a phone call is immediately made. On July 25th, the papal delegation in San Paolo is awakened at dawn. A problem came up at the Holy See. The letter is not just a plain letter. It was not sent by any of the many prisoners who write every day to the Pope to ask for comfort. The sender is Monsignor Nunzio Scarano, a high priest who leads the special section of accounting at APSA, the authority which manages the whole patrimony of the Holy See. He is a very influential figure, not just an average priest.
Scarano is very well known also at the IOR, the Institute for the Works of Religion, commonly known as the Vatican Bank. At the time when he wrote the letter to the Pope, Monsignor Scarano had been in jail for a month with the charges of bribery, slander, and money laundering. According to the Italian finance police inspectors, Monsignor Nunzio Scarano tried to bring a bag containing $26 million into Italy from Switzerland. And according to the prosecutors, that money would have been used to do a favor to a Neapolitan family of ship owners. Monsignor Scarano had two accomplices during this operation: a broker operating mainly abroad and a non-commissioned officer of the Italian Carabinieri working for the intelligence and security services. In other words, a 007. The operation involved a private jet and armed guard, though it was suddenly canceled, and the upteen financial scandal at the Holy See broke out. Monsignor Nunzio Scarano is the first high priest in history to be imprisoned for financial crimes. That never occurred before. Vedere un monsignore accompagnato dalla polizia, dalla guardia di finanza, evidentemente è un dolore, ma l'elemento di dolore non è dato dalla persona, è dato da come è vestito, da chi dovrebbe rappresentare, quello è un elemento di dolore. Però è anche un'indicazione che un altro piccolo equilibrio si è rotto. Purtroppo anche nella Chiesa, poiché la Chiesa è fatta anche di uomini, nessuna meraviglia che anche nella Chiesa ci possono essere dei comportamenti per nulla legali, per nulla evangelici. Va guardato con grande misericordia, perché è un uomo prima di tutto. E anche quando l'uomo sbaglia va sempre guardato con misericordia e gli va dato un'altra chance. Sono pozzi senza fondo questi qua, cioè sono storie senza fondo. La storia di Monsignor Scarano, che è sui giornali di oggi, siamo ancora su un livello superficiale. La Chiesa ha scelto come forma di Stato la forma più assoluta che c'è, quella della monarchia come non esistevano dai tempi del Re Sole, che poteva dire l'état c'est moi. Perché? Perché il potere esecutivo, il potere giudiziario, il potere legislativo sono tutti in capo ad una sola persona, il Papa, che è il sovrano, e quindi nessuna regola ha un vero valore nel momento in cui una sola persona può cambiarla. Non si può aspettare che quella persona sia brava piuttosto che cattiva. Il problema oggi è proprio questo. The Vatican State is surrounded by walls and covers 44 hectares of land in the heart of Rome. It has a population of 839 people, whose per capita income is about 407,000 euros, about $500,000. This is the highest per capita income in the world. The Vatican State owns a daily newspaper, a radio, and a bank. Its structure is very complex. The sovereignty lies within the Holy See, which is under the Pope's authority. The Pope heads the Roman Curia, the church government. This later is divided into congregations that run the various intervention areas. A cardinal heads each congregation. But to rule the world, the Pope relies on the episcopal conferences, which are independent organizations run by bishops and situated in each country. The detailed economic balance sheet of the Holy See, its ministries, its banks, and all of its organisms are unknown. Il bilancio è segreto, ma non è solo il bilancio segreto dello IOR. Metà, se non di più, di enti dipendenti del Vaticano, i bilanci sono parziali o segreti. E i bilanci dovrebbero essere tutti certificati, cioè dovrebbe essere tutto in chiaro. Cioè, una teocrazia come quella del Vaticano, che credo che sia l'unico caso al mondo,
dovrebbe essere molto più avanti di noi sotto questo profilo di trasparenza, non indietro. Officially, the Holy See does not produce any goods and its services are mainly free. However, its economy is based on investments in chattels and real estate. The Holy See is extremely wealthy and owns not only vast amounts of land and real estate all over the world, but also institutions, NGOs, stocks, universities, and hospitals. All of these properties are tax-free. The financial empire that generates an incredibly high turnover is administrated by the APSA, the Administration of the Patrimony of the Apostolic See. The Vatican City-State has always issued incomplete financial statements, except for the year 2013, when its statements were more detailed and made up for four sections. The Roman Curia, which is the government, the governorate, which is the territory administration, charity, all kinds of donations, and the pastoral section, which lists the pastoral activities of all churches. The Vatican generates a profit of nearly $3 million a year, and according to an official statement, this is possible thanks to an efficient financial management. More than $72 million of that profit comes from the IOR. So the Vatican would probably be unprofitable without the so-called Bank of God. The Vatican has a patrimony, the assets that it manages are so immense that we probably never will know the exact amount of all the real estate and money funds they have worldwide, simply because in some cases they are administered directly from the Vatican, in other cases they are administered from dioceses all around the world, but no one has ever managed to give an overall look at all this patrimony, because it is so immense, and the Vatican has never been obliged to give such information. The IOR privacy policies protects its clients' identities, and therefore the Holy See has to respect those confidentiality provisions. In fact, despite pressures from the media, all kinds of information about the so-called Bank of God has always been protected by secrecy, starting from its location. The IOR, concealed inside a tower that dates from the 15th century and has 9-meter thick walls, you can enter through a simple door that has no signs or symbols on it. No information has ever leaked out, and nobody will ever know who goes there. L'IOR è l'unica banca presente nello Stato Città del Vaticano. È una banca che è stata fondata agli inizi del secolo scorso. È una banca che per una serie di accordi tra il Vaticano e l'Italia ha sempre goduto di un regime, come dire, che sfuggiva a qualsiasi tipo di controllo da parte sia delle autorità giudiziarie straniere, ma anche di quelle fiscali e monetarie internazionali. Lo IOR è la punta di diamante, diciamo il terminale, la punta dell'iceberg di un sistema che è basato proprio sull'assenza di trasparenza. E attraverso lo IOR, proprio per questo, essendo la finanza ormai che muove il mondo da parecchio tempo, sono passate le vicende più opache che hanno coinvolto il Vaticano. I primi problemi si sono avuti negli anni 70, 70-80, quando lo IOR è diventato di fatto una lavanderia di soldi di Cosa Nostra. Questo è avvenuto perché ci fu una sorta di accordo scellerato tra l'allora presidente, l'americano Paul Casimir Marcinkus, e personaggi
discussi, chiacchierati, come Michele Sindona, che era un banchiere che aveva già avuto problemi negli Stati Uniti perché era accusato di essere un tecnico nelle attività di riciclaggio di famiglie importanti della mafia italoamericana. Roberto Calvi, che era un banchiere italiano che poi fece un crack con la sua banca che si chiamava Banco Ambrosiano, e questo crack determinò poi il suicidio dello stesso Calvi, o meglio, scusate, l'omicidio dello stesso Calvi, omicidio mascherato da suicidio, che venne trovato poi nel 1982 sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Paul Kazimierz Marcinkus is nominated chairman of the IOR in 1971. Under his lead, the Vatican Bank begins a long period of investments, financial speculation, relationships with Freemasonry, and organized crime and funds kept in offshore tax havens all over the world. Marcinkus claims that you cannot rule with prayers. And one of his first operations is putting his trust in Michele Sindona, a criminal banker who exploits the IOR to move large assets towards foreign banks, thus letting the Vatican earn huge amounts of money. All of the banking empire that Sindona had built, he managed to build it with the funds that the Vatican gave him in 1969-1970, because he was called to rescue some firms that were in the possession of the Vatican, which then sold them to Mr. Sindona, and with the assets that he gained from that transactions, he managed to build his banking empire. Through Sindona, Marcinkus starts doing business with Roberto Calvi, chairman of Banco Ambrosiano, the first Catholic bank in Italy. Thanks to their relationships with the mafia, the intelligence services, and secret Freemasonry lodge, they built a sort of illegal group which operates through banks and foreign subsidiaries, moving capitals, manipulating illegal funds, sometimes coming from illicit operations, and also exporting currency, avoiding banking rules, until eventually Banco Ambrosiano crashes. Roberto Calvi svuota le casse di questa banca andando a aprire tutta una serie di una filiera estera tra il Banco Andino e la Banca di Nassau. Teniamo conto che, per esempio, uno come Roberto Calvi aveva dei contatti molto importanti in Sud America con soci d'affari del cartello di Medellin. Il sistema fognario mondiale basta percorrerlo, che poi alzi tombino e ti ritrovi nelle lussuose ville degli insospettabili. When the bank collapsed, it had more than $1 billion dollars of debts, and the IOR always refused to be held in any way accountable for the crimes they committed alongside with and with the compliance of Mr. Calvi. After the bankruptcy of Banco Ambrosiano, the chairman, Roberto Calvi, is found dead under mysterious circumstances. 4 years later, the banker, Michele Sindona, dies in prison. Apparently, he committed suicide drinking poisoned coffee. The American bishop, Paul Kazimierz Marcinkus, gets away unscathed from the affair. Quindi noi abbiamo un periodo in cui lo IOR finisce fondamentalmente come lavanderia dei soldi di Cosa Nostra. Dopodiché c'è un periodo più meno conosciuto, che è il periodo in cui
Carlo Wojtyla utilizza lo IOR come corridoio finanziario per alimentare la dissidenza in Polonia. L'adagio che si ripete è che Wojtyla avesse bisogno di somme di denaro per destrutturare praticamente il patto di Varsavia, iniziare dalla Polonia, e non guardava in faccia il dante causa in queste operazioni finanziarie. Quindi questo denaro, per aver bisogno di questo denaro, magari chiudeva un occhio, forse tutti e due. 1989 is a key year for the Vatican. The Berlin Wall falls and the Bishop Marcinkus leaves the IOR. His place is taken by Angelo Calogna, a financial expert. Money laundering does not stop. The Vatican Bank keeps acting like an offshore bank, with the difference that money coming from organized crime is replaced with money coming from kickbacks. These are the years of the so-called huge kickback Enimont, which involves political parties, the MontEdison private group, and Eni, the Italian oil giant. The kickback, which amounts to 150 billion Italian lira, is directly managed by Monsignor Donato De Bonis, the IOR secretary. Questa è una storia italiana che vede una grande tangente pagata a questi partiti. Tutta una serie di suicidi. Gran parte di questo denaro venne pulito, riciclato, cioè per passare dai Ferruzzi, da questo gruppo privato, ai politici italiani, bisognava trovare un vettore bancario. Questo vettore venne individuato nello IOR. Quindi lo IOR ha preso i soldi degli imprenditori e l'ha mandato su conti in tutto il mondo, intestati a politici o meglio a persone di loro riferimento, no? Questa è la maxi tangente Enimont. All the bribes that were given to politicians and managers flowed through the Vatican Bank, and some the judges of the Tribunal of Milan in 1993 wrote down in a judgment of first degree that more than 70% of the bribe that pressed that was given to politicians was laundered through the Vatican Bank. Following the scandals linked to money laundering by mafia and then to politicians' kickbacks, the IOR system gets perfected, though its core remains unchanged. Money is passed through a system of accounts in the name of non-existent charities or through priests, nuns, and high priests used as nominees. In the meanwhile, the Italian banker Ettore Gotti Tedeschi becomes the leader of the Vatican Bank. Thanks to the support of Pope Benedict XVI, he tries to clean house, introducing a supervisory body, and the shady IOR system adapts once again. Holy Father Francis, I have been a stretcher bearer in Lourdes for 26 years. I know both physical sufferance and the sorrow that those who take care of the ill can feel, since I volunteered in hospitals for 8 years before starting to work for the Vatican. As for the documents in my possession, they are proof of my honesty and of all the battles fought against the infringement of my secular superiors, who were well covered, blackmailed and protected by some cardinals that were and still are like skeletons in the closets, well blackmailed and used. Viene definito qui a Salerno Don 500 euro, perché i salernitani lo ricordano tutti quanti così, con questa mazzetta di denaro, questi 500 euro, a volte banconote proprio da 500 euro, perché lui era un uomo, come dicono qui, di cuore, faceva tanti favori e riceveva tanti favori. Nessuno poteva dire di no, Monsignor Scarano. It's not easy to investigate Monsignor Nunzio Scarano's financial asset in Salerno, his hometown, because a lot of people are involved. Petronila Carillo is a journalist at Salerno's daily newspaper, Il Mattino.
She's been following this last scandal of the Vatican since the beginning. Two different public prosecutor's offices are investigating this scandal. The public prosecutor's office in Rome for bribery, and the one in Salerno for money laundering. Il profilo romano che riguarda Nunzio Scarano, l'ipotesi di reato per cui lui è al momento in carcere, Regina Coeli dal 28 di giugno, è di corruzione. Lui è accusato di aver corrotto un agente dei servizi segreti, è accusato di aver utilizzato un broker napoletano per portare dalla Svizzera in Italia una piccola valigetta contenente 20 milioni di euro. Si è giustificato più volte, ha sempre detto che era un favore che gli avevano chiesto i D'Amico e che lui non poteva non fare perché aveva dei legami di amicizia con il nonno, che era uno dei suoi più grandi benefattori. Cioè, la parola amico, la parola benefattore, è una cosa che esce fuori in tutte e due le indagini, sia in quella di Roma che in quella di Salerno. L'ipotesi di reato qui è di riciclaggio di denaro, denaro la cui provenienza si sta cercando di capire quale sia. Si dice che sia denaro proveniente dallo IOR e si dice anche che però potrebbero essere soldi che gli sono stati dati da imprenditori politici locali, ma anche nazionali, per cercare di evadere le tasse e quindi consentire di raggruppare un bel gruzzolo di denaro non dichiarato. È la prima volta che viene arrestata una persona che appartiene alla curia e che quindi potrebbe avere l'immunità vaticana, e che ci sono anche delle regole in Italia che garantiscono che ogni volta che si apre una procedura penale nei confronti di un religioso, lo Stato italiano debba preliminarmente avvertire il suo superiore, cioè il vescovo, il cardinale o in questo caso il papa. Quindi il fatto è un fatto nuovo, sebbene le prove sembra fossero eclatanti nei suoi confronti, però in passato, da Marcinkus a altri, questo non era accaduto. Io Nunzio Scarano lo conosco da giovane, perché ci siamo incontrati diverse volte sui treni di Lourdes. Lui era un giovane barigliere, quando era studente ancora di economia e commercio, l'ho incontrato sui treni di Lourdes. E Nunzio mi appariva un giovane abbastanza sereno e serio nelle sue scelte. Per cui quello che poi è successo in questi ultimi tempi nell'APSA mi ha lasciato molto meravigliato e perplesso. Se il Nunzio che ho conosciuto io tanti anni fa, quando ero un giovane studente sui treni degli ammalati e dei treni bianchi, oppure un giovane che si è modificato o lo hanno modificato. Nasce in uno dei quartieri più periferici della città, Rione Petrosino, una zona considerata la periferia della periferia, da una famiglia molto umile. Poi studia, si laurea, riesce ad entrare in banca, forse è proprio qui che lui ha avuto i contatti giusti, si è creato la rete giusta, le amicizie giuste. Scarano sì, arriva molto tardi alla vocazione, all'improvviso l'illuminazione, decide di diventare sacerdote. In un primo momento viene spedito in una piccola parrocchia nel sud di Salerno. Le sue doti sono state molto apprezzate perché lui in passato si era occupato anche un po' della gestione della contabilità alla curia. Dopodiché il grande salto a Roma. La
motivazione è che quando tu hai come finalità ultima non la predicazione del Vangelo, ma la crescita del potere come organizzazione della Chiesa e del Vaticano, evidentemente avrai bisogno non tanto e non solo di pastori delle anime, ma avrai bisogno di personale amministrativo, personale in grado di amministrare questo patrimonio immenso. E quindi è stato gioco forza normale che in questi anni quelli fossero i profili addirittura che prendevano maggior potere all'interno della Chiesa. The tie that links Monsignor Scarano to his hometown never leaves him. In fact, even from his offices in Rome, he continues managing his affairs in Salerno. The town protects him. The Episcopal Curia protects him. Looking for information about him means to run into a wall of omerta and silence. His 14-room house, situated right next to the Salerno Cathedral, is the symbol of his power and of his strong links with the leaders of the political and religious systems. Monsignor Scarano era proprietario di un appartamento di lusso, una casa enorme di rappresentanza, perché lui quando veniva qui amava coltivare le sue amicizie, fare delle grandi feste, ricevere persone a casa, e fare una vita che forse non è proprio la vita di un sacerdote. Chi lo conosce dice che è una persona molto scaltra, una persona molto abile. E nella sua casa qui a Salerno hanno trovato delle opere d'arte di inestimabile valore, tele di De Chirico, La Bella, Guttuso, addirittura un crocifisso di un altare di San Pietro che è attribuibile al Bernini. La città di Salerno è molto legata a Monsignor Scarano proprio perché lui era una persona simpatica, divertente, disponibile nei confronti di tutti, e forse per questo la città, io ho la sensazione che lo protegga parecchio, e forse c'è anche un po' di paura sia per le persone che potrebbero essere coinvolte sia anche per gli importi di questi soldi che circolavano da salernitani o per salernitani qui attraverso lo IOR, attraverso Monsignor Scarano. Holy Father Francis, I was the only priest in the extraordinary section of the APSA, and I was not able to do very much, although I asked for help many times. Holy Father, I do not want to take advantage of your kindness, but I hope I will have the possibility to send you privately a package of documents that will prove what I have said is true and will strengthen your great and courageous effort to heal the Holy See from all crimes and restore its terrible administrative, economic, and financial situation. Holy Father, I have always been a servant of the Church and I have never used the Church for my personal advantage. Please believe me. Your great devotee, in domino, Nunzio Scarano. Se uno scrive al Papa non rende pubblica la propria lettera, eh? E se la rende pubblica è perché vuole che si sappia cosa ha detto il Papa. Quindi il messaggio qual è? Il messaggio è dire quelle cose e che tutti lo sappiano, che è una logica tipica del Vaticano, è una logica o almeno di settori del Vaticano. Quando lui parla di scheletri delle armadi usa un termine molto che indica la sua disperazione e lo fa scientemente per far capire che potrebbe sbroccare e magari coinvolgere qualcun altro. La sedimentazione degli scheletri favorisce quello che lui dice, i ricatti. E certamente nella posizione dove stavano, detto fra di noi, dovevano esserci delle coperture anche, per cui lui non era il responsabile definitivo, lui era uno degli addetti, e certamente ci sono delle coperture scambievoli. Non voglio accusarlo, ma credo che certe amicizie
possono cambiare la vita di un uomo. Certi rapporti amichevoli possono cambiare la vita di un uomo. Monsignor Scarano is now in jail and makes accusations against some lay people and cardinals who work with him for an institution that, in his words, is a bank that does exactly what all other banks do. He's not talking about the IOR. He's talking about the APSA, the administration of the patrimony of the Apostolic See, that represents the strong box in which the Holy See places all its assets and real estate. The APSA is a business partner of the Vatican Bank, but it works also autonomously through its own banks and trust and holding companies. The exact value of the Holy See's assets is currently underestimated, and the only way to have that kind of information would be knowing which properties the APSA deals with. After all, Monsignor Scarano is just a small piece of the bigger picture. Inside the Vatican City, there is another financial body, which is akin to the central bank of the Vatican State, but it's not actually a central bank, which is the administration of the patrimony of the Apostolic See, and which officially manages all the real estate, let's say, of the Vatican worldwide, in Italy and abroad. And for example, in the Moneyval report, it is written that the APSA, which is the acronym in Italian, has funds and has relations with other central banks of Europe. For example, the Bank of England and the Bank of Italy. So if you put the Vatican Bank alongside this other administration, you get a sense of the financial power that the Vatican can rely on. Because it has funds deposited worldwide, and they are probably very secure funds since they are deposited in central banks, but no one knows really the amount, and no one really knows what they do with them. Nell'APSA è interessante soprattutto dove lavorava Scarano, che era la sezione speciale, e il capo di Scarano era un laico che è figlio, casualmente, dell'ex braccio destro di Marcinkus, Luigi Mennini. Il figlio di Mennini, Paolo Mennini, diventa capo della sezione speciale, cioè dell'elite dell'APSA. Il riferimento che Scarano fa ai suoi superiori laici in questa lettera, come dire, apre uno scenario un po' inquietante. Pope Benedict XVI was the first one who tried to make the IOR comply with international finance laws. He founded the AIF, the Financial Information Authority, in order to find answers for inspectors from Moneyval, a monitoring body of the Council of Europe that deals with money laundering and asks the Vatican for transparency. However, the AIF represents a conflict of interest because its chairman is also a member of the IOR, that is therefore inspector and inspected at the same time. The agreement set up the so-called Financial Authority, Financial Information Authority, which is akin to the financial information units that all the European countries have. It will never manage to be an independent authority simply because it is inserted in a juridical system, that of the Vatican City, which doesn't guarantee any democratic controls. So the senior managers, the senior heads of the Vatican's Financial Information Authority, since they are named and appointed basically by the Pope, there will always be a risk of appointing persons that are not necessarily properly checked as with regards to their independence and to their efficiency also.
termini più ampi, quello che è successo l'11 settembre del 2001 ha cambiato il mondo, ma ha cambiato soprattutto il sistema finanziario, che in maniera lenta in Europa e lentissima in Vaticano, troppo lenta in Vaticano, si è adeguato a quei criteri di trasparenza imposti dagli organi centrali per evitare le sacche di denaro, di fondi neri che potevano alimentare Al-Qaeda. Il cercare di mettere delle norme per evitare la formazione di sacche nel mondo finanziario di fondi neri è andato a colpire tutti i fondi neri, quindi non solo quelli di Al-Qaeda, ma anche di chi cercava di farli. Anche in Vaticano, andando lui a interfacciarsi con le banche nei paesi europei, ha avuto dei problemi. In November 2011, for the first time, the Vatican City opens its doors to the dreaded Moneyval inspectors, a committee of financial and legal experts from the Council of Europe who evaluate anti-money laundering measures. All the papers of the administrative office and the financial office are canvassed for 6 days. In 2012, the inspectors come back twice and they finally draw up a report. Well, the European inspectors have begun this activity of supervision of the Vatican system with the Moneyval report. But at the same time, we discovered an official position, an official statement, saying that the IOR, the Vatican Bank, however, does not fall within the jurisdiction of the Vatican City State, but belongs to the Holy See, which is another subject of international law. And it further specifies that the Holy See and the European Union have not signed whatsoever agreement on the application of Directive of 2005, which is the regulations against money laundering, or any other legal instrument to combat money laundering. Therefore, the EU has no means to apply or enforce any rules on combat on money of money laundering to the Holy See. In Italia c'è un gioco, si chiama il gioco delle tre carte, in cui si mettono tre carte e il povero avventore deve decidere dove è la carta vincente. Con un gioco di mani perde sempre. Lo stesso è avvenuto in questi anni con la Chiesa. Quando c'è da rivendicare delle immunità statuali, diplomatiche, si tira fuori il Vaticano, lo Stato. Quando bisogna riferirsi all'autorità morale di chi fa la pretesa, si parla del Papa, inteso come pontefice. Quando invece si deve andare a rivendicare l'utilizzo sociale dei denari, si tira fuori la Chiesa Cattolica. Alla fine della fiera, queste sono le tre carte, sempre dietro c'è sempre la stessa persona e quello che ci rimette è il cittadino. In the same month as Moneyval was evaluating the Vatican City system, Monsignor Scarano, in those same months, managed to transfer those 20 million euros in cash, and that was possible simply because the Moneyval committee was evaluating the Vatican City State. But it was a sort of a image operation. A Monsignor Scarano hanno attribuito delle operazioni finanziarie risalenti nel maggio del 2012, maggio-giugno, quando era un periodo che Moneyval stava monitorando l'attività della banca. Perché i sistemi di criptazione delle operazioni finanziarie sono molto sofisticate. An inquiry carried out by the Italian Financial Police states that exactly from 2010 to 2012, the Vatican moved around $500 million from its accounts in Italy to foreign countries, especially to Deutsche Bank and JP Morgan. So as soon as the controls became more serious, the Vatican State transferred the money, thus carrying out one of the greatest capital flights ever accomplished. The
The Money Vault never managed to get their hands on a list of persons that had accounts in the Vatican Bank. And so until the story of Monsignor Scarano hit the newspapers, and nobody could ever have imagined that he moved those massive amounts of money. On February 11, 2013, Pope Benedict XVI tenders his resignation. 4 days later, a new director of the Vatican Bank is appointed. It's the German Ernst von Freiberg. The conclave meets, and Jorge Maria Bergoglio, the Archbishop of Buenos Aires, is elected on March 13th. The church announces a new era. The new pope chooses Francis as his name, in honor of the principles of poverty that St. Francis of Assisi preached. Pope Francis immediately asks for a series of important reforms. The main one concerns the Vatican Bank. The pope appoints a special commission. The Bergoglio Revolution begins. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo d'oggi ci invita a riflettere sul tema della salvezza. Gesù sta salendo dalla Galilea verso la città. Verso proprio Bergoglio c'è un grandissimo entusiasmo, finalmente. Allora io mi dico, ma se c'è tutto questo entusiasmo, perché la gente non protestava prima? Cioè, se c'è questo entusiasmo adesso per questo Papa, quelle persone che hanno questo entusiasmo adesso rispetto al passato, nel passato cosa facevano? La rivoluzione Bergoglio è soprattutto un nuovo stile di vivere la Chiesa, un nuovo stile di vivere il ministero di Papa, un ministero anche di Vescovo, un nuovo stile, uno stile umano. Ha nominato due commissioni per meglio approfondire i problemi dello IOR. Per capire fino in fondo le problematiche, quindi ancora non ha cominciato ancora lo studio. Poi ha nominato la commissione degli 8 cardinali per la riforma della curia romana. È pesante l'eredità, è pesante, ma dovunque si vogliono e si aspettano segnali chiari che dicono un cambiamento. L'impostazione, almeno così ho letto, di Papa Francesco è quella più corretta, perché lui dice lo IOR va chiuso e se non va chiuso deve diventare una banca etica. Se riuscirà a fare questa cosa vuol dire che ha parlato sul serio e che qualcosa sta cambiando. Tutto quello di diverso da una cosa secca come la chiusura dello IOR o la trasformazione in altro, cioè una banca etica veramente di opere di misericordia, vorrà dire invece che si è trattato solamente di un maquillage. Una banca per definizione non può mai essere una banca etica. Cioè una banca non può essere etica. Ci sono due parole che stridono. Parlate con qualsiasi banchiere e ride se tu gli dici una banca etica. Perché o guadagnano i correntisti o guadagna la banca, cioè non si scappa. Quindi una banca etica, almeno dipende dall'etica di ciascheduno. Poi lui dice tante cose, anche Wojtyla nel 1988 diceva trasformeremo questa banca, Paul Casimir Marcinkus è stato indotto, è stata tradita la sua buona fede. Lì all'epoca fecero una riforma della banca, ma quel sistema delinquenziale è rimasto, va bene? Adesso vediamo, certo che uno ha
aspetta i fatti concreti, no? A few months after the so-called Bergoglio Revolution, and after the arrest of Nunzio Scarano, the president and the vice president of the IOR resign because they're under investigation for infringement of anti-money laundering laws. After 4 months, the IOR launches its first website. The Vatican promises zero tolerance and absolute transparency and states that all Vatican's financial statements will be made public starting from the following year. Guarda caso, ogni volta che si parla di IOR è quando emerge una criticità, perché non conosciamo le attività sane della banca, ce le presentassero, no? A noi giornalisti. E non è facendo il sito dello IOR che tu rendi una banca trasparente, perché non è facendo un sito, anche le società offshore a St. Lucia hanno i siti. Poi bisogna vedere se scopriranno degli scandali. Se scoppieranno solo degli scandali, o se scoppieranno degli scandali, saranno individuati i responsabili. La Banca Vaticana certamente ha commesso degli errori del passato, ma quello che è importante per il Papa, lo ha detto tante volte, se ci debba essere o meno, è una banca trasparente, dove si osservano le leggi dell'etica, dove non ci sia connivenza con l'illegalità. Una banca Vaticana, se serve il bene della gente, ancora oggi è utile, ma una banca che non serve il bene della gente e vuole coprire le illegalità, certamente non rende una funzione bella alla credibilità della Chiesa. Despite all the promises about transparency and clarity, it is still impossible to talk to the most powerful men of the Holy See about the IOR, the Vatican economy, and its financial situation. During our research, we tried to get in touch with Cardinal Peter Tuxin and Bishop Mario Tozzo, President and Secretary of the Pontifical Council for Justice and Peace. They both declined our invitation. We contacted the Bishop of Salerno, who is very close to Monsignor Scarano, but he did not want to meet with us. Finally, we tried to reach the official voice of the Holy See, Father Federico Lombardi, who is the head of the Vatican Press Office. He decided to hide behind silence too. That's it for this episode of Aperture. You can watch this week's program on our website at www.presstv.ir. But before we go, just a reminder that we would love to hear your views, comments, and questions. Feel free to contact us by sending your emails to documentary@presstv.ir or just follow us on Twitter or Facebook. Join us next week for another documentary on Aperture. Goodbye. Serves thousands of Catholic charities, religious orders, and dioceses around the world, in addition to roughly 500 people living in the tiny city-state. It has some 33,400 accounts and about $8 billion in assets. Yet the Vatican Bank, with its murky finances, has been suspected for years of being a channel for the laundering of mob profits and might just have a skeleton in the closet. Stay with us to find out. This is Press TV's exclusive documentary, The Bank of God. Thank you.
Holy Pope Francis, I am writing this letter to tell you in all honesty about my checking account at the IOR. Holy Father, I never laundered money, nor did I ever steal. I always lived with dignity in my ministry and tried to help whoever needed to be helped. Since the Vatican Bank. At the time when he wrote the letter to the Pope, Monsignor Scarano had been in jail for a month with the charges of bribery, slander, and money laundering. According to the Italian finance police inspectors, Monsignor Nunzio Scarano tried to bring a bag containing $26 million into Italy from Switzerland. And according to the prosecutors, that money would have been used to do a favor to a Neapolitan family of ship owners. Monsignor Scarano had two accomplices during this operation: a broker operating mainly abroad and a non-commissioned officer of the Italian Carabinieri working for the intelligence and security services. In other words, a 007. The operation involved a private jet and armed guard, though it was suddenly canceled, and the upteen financial scandal at the Holy See broke out. Monsignor Nunzio Scarano is the first high priest in history to be imprisoned for financial crimes. That never occurred before. Vedere un monsignore accompagnato dalla polizia, dalla guardia di finanza, evidentemente è un dolore, ma l'elemento di dolore non è dato dalla persona, è dato da come è vestito, da chi dovrebbe rappresentare, quello è un elemento di dolore. Però è anche un'indicazione che un altro piccolo equilibrio si è rotto. Purtroppo anche nella Chiesa, poiché la Chiesa è fatta anche di uomini, nessuna meraviglia che anche nella Chiesa ci possono essere dei comportamenti per nulla legali, per nulla evangelici. Va guardato con grande misericordia, perché è un uomo prima di tutto. E anche quando l'uomo sbaglia va sempre guardato con misericordia e gli va dato un'altra chance. Sono pozzi senza fondo questi qua, cioè questi qui sono storie senza fondo. La storia di Monsignor Scarano, che è sui giornali di oggi, siamo ancora su un livello superficiale. La Chiesa ha scelto come forma di Stato la forma più assoluta che c'è, quella della monarchia, come non sia assoluta, come non esistevano dai tempi del Re Sole, che poteva dire l'état c'est moi. Perché? Perché il potere esecutivo, il potere giudiziario, il potere legislativo sono tutti in capo ad una sola persona, il Papa, che è il sovrano, e quindi nessuna regola ha un vero valore nel momento in cui una sola persona può cambiarla. Non si può aspettare che quella persona sia brava piuttosto che cattiva. Il problema oggi è proprio questo. The Vatican State, a high priest, a financial broker, an intelligence officer. Per portare soldi protetti si costituisce un altro sistema. And a case containing $26 million. È il sistema di utilizzare sacerdoti, suore, istituti religiosi come prestanome. For the first time, a priest ends up in jail for a financial crime. Nessuno poteva dire di no, Monsignor Scarano. He wasn't under any kind of control. A free zone for international finance is hidden behind the Vatican walls. Si è modificato o lo hanno modificato? O lo hanno modificato? The Bank of God.
Vatican City is a landlocked sovereign city-state whose territory consists of a walled enclave within the city of Rome. Encircled by a 2-mile border with Italy, the city covers just over 100 acres, making it 1/8 the size of New York's Central Park. Vatican City is governed as an absolute monarchy with the Pope as its head, and is one of the most sacred places in Christendom. The Vatican mints its own euros, prints its own stamps, issues passports and license plates, operates media outlets, and has its own flag and anthem. The Vatican also has its own bank. I'm Sahar Haqju, and you're watching Aperture. Providence has been so generous towards me. Regarding my transactions at the IOR, they have always been carried out following the advice of the bank directors, and I never took advantage of special and personal favors. I always followed the canon law of the IOR. In July, during the Pope's visit to Brazil, a letter is delivered to his secretariat. However, this is not a standard letter. It has been sent a few hours before from the prison of Regina Celi in Rome and addressed to the Holy Father himself. Apparently, it is just an average letter, a white envelope, the sender of which, though, alarms the secretariat's officers, and a phone call is immediately made. On July 25th, the papal delegation in San Paolo is awakened at dawn. A problem came up at the Holy See. The letter is not just a plain letter. It was not sent by any of the many prisoners who write every day to the Pope to ask for comfort. The sender is Monsignor Nunzio Scarano, a high priest who leads the special section of accounting at APSA, the authority which manages the whole patrimony of the Holy See. He is a very influential figure, not just an average priest. Scarano is very well known also at the IOR, the Institute for the Works of Religion, commonly known as the